No, la prima partita in casa è sempre difficile perché poi mettiamo, c'è anche l'avversario che domenica aveva fatto una buona vittoria. È una squadra che in questo momento fisicamente sta bene, l'avete visto anche oggi, che non è facile giocarci contro. Quindi io parlerei di un punto guadagnato perché poi rimanere dopo 20 minuti in 10, magari sentendosi anche un pochino defraudati di qualcosa, siamo stati bravi a rimanere in partita. Comunque nel primo tempo abbiamo costruito 3-4 palle gol pulite contro un tiro in porta da 25 metri, quindi l'abbiamo giocata comunque in 10 contro 11 cercando di vincere la partita nel primo tempo. Secondo tempo ovviamente siamo un pochino calati anche perché il caldo è quello che è. Credo che qualcuno oggi abbia pagato anche il fatto di giocare la prima partita alla San Giovannese a San Giovanni e quindi nel complesso va bene. È una squadra anche quest'anno ex nuovo e quindi non possiamo aspettarci miracoli. Però credo anche che avete visto che c'è già la mano dell'allenatore, la squadra già sta bene in campo e credo che possiamo solamente migliorare. Quindi io sono molto molto contento oggi. Dei Ti è piaciuto di più? nostri? No, la prestazione collettiva, perché quando vedi una squadra che lotta tutti insieme è fondamentale perché noi non abbiamo probabilmente il giocatore o il bomber che ci può risolvere le situazioni, però abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato da squadra e quindi credo che questa sia la cosa che mi è piaciuta di più. Che Cosa le hanno detto nell'occasione dell'espulsione? probabilmente hanno sbagliato, hanno detto che probabilmente hanno visto male e che però può succedere nel calcio e che facciamo, l'ammazziamo. Quindi ha ammesso che probabilmente ha espulso un giocatore che non era quello che aveva commesso il fatto, se qualcuno l'aveva commesso, però a quel punto non si torna indietro. Mister, io le faccio la stessa domanda che ho fatto al direttore del Grosso, un punto guadagnato più 2 punti persi? Non sono né guadagnati né persi, abbiamo fatto un'ottima prestazione in 10 contro una squadra che domenica scorsa ha fatto una grande partita, ha vinto 3-1, una squadra anche forte fisicamente, quindi la partita l'abbiamo fatto noi anche in 10. Loro hanno avuto solo un tiro in porta e le occasioni le abbiamo avute noi. Nel secondo tempo il caldo un po', loro si sono coperti bene, c'è state meno occasioni, ma non posso dire niente alla squadra perché ha lottato, ci ha messo tutto. Certo che se tutte le partite ci scambiano uomini, ci buttano fuori, cioè diventa veramente difficile. Poi la stessa situazione identica, poi si vedrà l'immagine, è capitata contro di noi con Scoscini che prende una gomitata, viene interpretata in modo diverso e allora diventa tutto più complicato. Addirittura meglio anche come numero di occasioni in 10 contro 11 che in 10 contro 10. Lì forse si è fatto sentire anche il caldo però nell'ultimo. Assolutamente, comunque eravamo freschi, avevamo voglia e non abbiamo avuto difficoltà anche in 10 proprio perché c'era gamba ancora. Poi alla fine Di Santo non ce la faceva più, Mugelli aveva difficoltà, Mazzoli uguale, il caldo, le difficoltà di aver giocato quasi per 50 minuti in 10 era difficile. Quindi, però alla fine devo dire che sono stati bravi perché non si è rischiato forse un tiro da lontano nel primo tempo e una situazione nel secondo che ci siamo fatti sorprendere sulla sinistra, però alla fine non hanno mai tirato in porta. L'impressione è che la partita l'avete fatta sempre voi e avete giocato addirittura meglio in 10 contro 11 che poi quando siete. Sì, sicuramente la partita l'abbiamo fatta noi e francamente nel primo tempo, nonostante l'inferiorità numerica, abbiamo avuto 3 occasioni nitide e secondo me quando ci sarà quell'occasione lì bisogna una perlomeno buttarla dentro perché poi si arriva alla fine della partita e ci si rimane male. Nel secondo tempo, a parte si è preso una traversa anche nel secondo tempo, no, non mi ricordo un tiro degli avversari nel secondo tempo, però il ritmo è calato tantissimo, la partita è diventata anche bruttina, per cui alla fine diventano anche partite pericolose queste, perché poi magari una distrazione e prendere un gol da ultimo ci si rimane anche male. Quindi accettiamo di buon grado il pareggio e vista la prestazione del primo tempo, c'ho fiducia se noi si riesce a fare queste prestazioni nell'arco magari di 90 minuti anziché di 45 e basta. Insomma, ci sono una buona squadra. Che è successo e che cosa vi ha detto l'arbitro? L'espulsione, ovviamente. Ma quello che è successo non lo so perché ero lontano, io ho sentito il giocatore del Trestina urlare, ma non so cosa sia successo di preciso. So che però ha sbagliato l'arbitro perché ce l'ha detto anche a noi, ha sbagliato il numero, ha buttato fuori un giocatore che non c'entrava niente, che forse appunto non era nemmeno da buttare fuori. Però credo che la squadra ha reagito bene perché dopo un quarto d'ora, 20 minuti rimanere in 10, non è la prima partita di campionato. Per noi non era facile e siamo stati bravi perché essendo pure una squadra giovane non è da tutti rimanere sempre lì sul pezzo e continuare a fare la nostra partita come l'avevamo preparata.